È ora di iniziare. Ciao, buonasera. Come va? Vi siete calati un po' di classica con questo pre-live. È tempo di leopardi. Gli animali. Ciao belli, ben arrivati. Ben a tutti arrivati, eh? Sono un attimo scomodo, mi metto un attimo in posizione comoda prima di iniziare a giocare. È cambiato cuffia, sto provando a stare con le cuffiette true wireless, vedere se è comodo e se ne vale la pena per non avere il cavo tra le balle. Quelle qui sono le OnePlus Buds perché durano tipo 7 ore la batteria, quindi devo cambiarle relativamente poche volte. E siccome ce n'ho due paia perché le altre mi si erano rotte, ma avevo le cuffiette, ho un case e quattro cuffiette, quindi le intercambio quando mi si scaricano. C'è ragione, Bojack, effettivamente. Altro sapete cosa? Teniamo un po' di musica intanto, tanto poi nel past non la sente nessuno, ma intanto qui non facciamo la figura dei pipponi. No? Rivoglio la classica. Tanto durano tutte 19 minuti. Questa 2 minuti dura. Va bene il volume? Oh, però fa schifo, scusatemi, eh. No, questo qui è bannabile. Questo qui è bannabilissimo. Prezzer Rock permaban. Subito. Permabannato subito. Ragazzi. Ragazzi, permaban. Fa schifo, però. Dura un minuto poi. Una classica potente. Questo è Via Buffone di Wolfgang Amadeus Mozart. Non posso scrivere Horror Classic perché sono su Pretzel. E siccome non lo pago i quattrini, non posso fare quello che mi pare. Bella, bella. Forse ci sto ripensando sulla musica mentre parlo, ma vabbè. Comunque, bannata Zest, sfigata. Comunque, stasera, grazie Rick. Stasera abbiamo tre giochi. Non so se li riusciremo a fare tutti e tre perché dipende quanto durano. Però ho tre giochini della Chillas Art, che sono... No? Cacatori. Con la grafica PS1, bella come piace a noi. Sono The Caregiver, quindi la badante, The Radio Station e Stigmatized Property. No, non della 616, della Chillas Art. Della 616 li lascio a Lino e a Karim.
Quelli della Cilas durano 1 o 2 ore di solito, quindi mi sa che ne facciamo solo due. Esatto. Uno so, mi pare c'era scritto durava tipo 40 minuti, o forse era un altro che non ho preso, non mi ricordo. Quindi chi lo sa, boh, non si sa. Vediamo. Sto temporeggiando perché non è che voglio troppo iniziare, mica vado addosso un po'. E se non sono preparato, cioè come la prendete voi questa cosa? Come la passate, no? Quando fate qualcosa che non sapete se ce la fate, come lo... Non so. Doglia da bannare intanto, Vector, che insulta lo streamer. La passo male è a Luna, immagino. Ce l'abbiamo un suono pronto per il quando ti caghi? No. Fa sentire. Sì. Premi. No, questo è Dabo. Questo è Tarlo. Questo non è quando caghi. Questo più o meno. Questo è quando ti inzippi i pantaloni. Questo non è quando caghi. Questo è un peto di Tarlo. Questo è un peto di Harry. Questo non c'entra. Questi Ok, let's go. sono un po' vecchi, ragazzi. Sono rimasto. Non li uso, sono rimasti un pochino vecchi. No, di Dabo c'ho solo il sì. Sono rimasti un pochino vecchi, non li ho aggiornati, ragazzi. Solo il quando cummi e quando non cummi. Riconosci i peti dal suono? Anche i rutti. I rutti, anche se non ho mai sentito una persona ruttare, riesco a riconoscere chi l'ha fatto. Cioè, devo averlo sentito parlare, devo conoscerla questa persona, però riesco a sentirlo. Bussa, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Grazie, Lori. Benvenuto. È un talento utilissimo. Lo stesso di quando cum. No, non credo, non faccio suoni quando cummo, quindi no. Sta musica mi piace un cifro fra. Ha preso troppa confidenza Zesty, in effetti, con la chat. Sta iniziando a diventare una piccola deficiente, potremmo dire, ma va bene. L'accetteremo anche così. L'importante è che non diventi come Jack, che. Oltre a sapere come mi chiamo, sai come rutto, anche se ha scritto qualcosa di sensato, vedi? Forse. No, è rilassante, non è... Si chiama Lost Love. No, beh, è drammatica. Lost Love vuol dire l'amore perduto. Chi di noi ha perso un amore sa come ci si sente. Musica classica viene usata su tutto, giochi, film, serie, ovvio che piace, ma bello anche il jazz. Io ho paura che mi ignorerà per chi sei, tu? Non so, non capisco. È troppo alta la musica. Non era troppo alta la musica. Era troppo alta? È che è il minimo. Ah, però no, la posso abbassare da qua. Harry Potter questa, eh. City Pop, bellissima. A me piace un sacco il jazz, quello di Lupin, ma non so come si chiama. Quindi mi inculo. Ho provato a cercarlo, non ho mai trovato come cercare le musiche simili a quelle di Lupin. No, Zesty, basta che non cambi nickname. Ma dicevo come concetto. Ah. Intendi bebop? Non proprio, perché il bebop non è come, proprio come quella di Lupin.
Jazz giapponese, avevo trovato qualcosina, però non ne trovi. Cioè, proprio non so come. Facciamo un club dove cerchiamo ognuno. Se trova qualcosa. Smooth Jazz, anche quello l'avevo cercato, ma non è. No, questa canzone qui che è partita adesso. Bella mia fiamma di Wolfgang Bro Amadeus Mozart. Dura 10 minuti. C'è un oracolo, aspettate, dime. Grande e onniscienze oraculo, Moro inizierà mai a giocare o continuerà a tergiversare? Gioca più in fretta. Che vuol dire che posso continuare a tergiversare, ma dopo rascio, praticamente. Ciao Valentino! Come mai hai scelto la Sampdoria? Perché mi piacciono i colori della maglia, bianco e azzurro. Va bene? Adesso partiamo comunque. Vale, oggi facciamo un gioco horror. Sei dei nostri? Guardo là, ma la chat è qui, quindi non ti leggo. E avvisami quando scrivi. È già scappato, Vale. Ha visto Horror Night, si è cagato già addosso. Ah no. Se non li dicevi ti credevo, quella della Sampdoria è veramente la maglia più bella. Fai un horror, vabbè, ci provo. No, veramente, Vale, sei pazzo? Horror pesanti oggi, eh? Ho paura io, che sono il più coraggioso del mondo, quindi. Vedi un po'. Quindi non sono bianco e azzurri quelli della Sampdoria? Non era tutto bianco con la S nel petto, tipo diamante rossa con la S. No, quello è Superman. Però aveva lo scudetto azzurro. No? No, Vale, ti stavo avvisando comunque. Super Doria. Bella la Super Doria, però. Bellissimo. Lo tiferei un sacco. Mary, ma qui non siamo abbastanza inclusivi ancora. Ah, mi ha mandato la foto, Vale. Ma è la foto del suo pene! Beh, c'era il bianco e l'azzurro, vedi, mi ricordavo bene. Mi sono scordato il rosso, però vabbè. Tra l'altro, il simbolo è uno dei quattro mori che l'hanno rubato dalla Sardegna. Prima erano cinque mori. Uno l'ha preso la Sampdoria e l'hanno usato lì. Quindi niente. Non lo so, Xemnas, non lo so. Non lo so. Vabbè, dai. Va bene, dato che insistete così poco, mi sono sentito un po' preso in giro, allora inizierò a giocare. Va bene? Aspettate, no, fatemi riaprire Pretzel, rimettere la musica e alzare il volume se non mi scordo. Adesso posso chiudere. Allora, bracciolo di supporto. Il primo gioco che andiamo a giocare, quello che vi ispira di più, ragazzi, tra The Radio Station, che è quello più recente, The Caregiver, la badante, o The Stigmatized Property? Uno è sulla badante, uno è su una stazione radio. The Stigmatized Property è su un tipo delle stanze, degli appartamenti maledetti, tipo una roba del genere. Sondaggio? Vector, sondamelo, sondami la chat, sondami. Tra badante, stazione radio e proprietà stigmatizzate. Non credo sia una badante russa buona, Vector, credo ci siano solo vecchie in quel gioco. Chissà, lo sta facendo secondo voi il sondaggio Vector? Perché non mi ha dato l'ok. Pensavo di avergli insegnato bene a dire ok, lo faccio, invece ancora ogni tanto non lo fa e rimaniamo con l'ansia che chissà che non sia andato un attimo a fare l'elicottero col pene da qualche parte o sta compilando
il sondaggio. Secondo voi, sondaggio per vedere se Vector, secondo voi, sta... invece l'ha fatto. Bravo, Vector. È andato, era un pochino lunga da scrivere, effettivamente. Io voto... Non c'è la badante russa buona, Vector, non c'è. C'è una vecchia. Cioè, il badante siamo noi, il là. Non so se saremo maschio o femmine. Dai. Stazione radio molti votano però, eh. Ho fatto lo scam della badante, tentare non vuole. Ma ve lo non è che tentare, ve l'ho detto io, ve l'ho detto. Cioè, non c'è da tentare. Non tenti un pene. Grazie, Yaboy Power. Yaboy Power. La stazione dei numeri Madden? Non penso. È roba giapponese. Comunque la Chillazard fa tutte. Fa tutti sti giochi basati su orrori giapponesi. Tecnicamente. Direi comunque che la stazione radio... Tu fai giochi di merda, Vector, hai capito? Per adesso 2 su 2 erano spettacolari. Non è vero, però... Chi è lo stronzo? Chi è che non t'ha letto? Vale, dimmelo che mi incazzo, Tanto leggo un messaggio che avevi scritto poco sopra. Ah, Moro, scusa Lotti, ho provato la demo di Mario Strikers, che alla fine è solo il tutorial. Per me ti piace, puoi finalmente menare la gente senza conseguenze. Infatti ci spero, ci spero. Ci spero, ci spero. Ha vinto la Radio Stations. Vado ad aprire il gioco allora. Vector Chain, non lo so se c'è, ci sarà, fa vedere. The Radio Station. Sì, penso sia questo. L'ho changeato, l'ho messo. Mi apro il gioco. Non l'ho mai aperto prima, sono un disgraziato. Magari non funziona. Dal mixer. Perfetto. Lo cattura? Lo cattura? Non lo cattura, lo cattura invece, tiè. Poi vedremo se la webcam va bene lì sopra. Per adesso la teniamo lì. Poi vediamo. Ci siamo. English, c'è solo quello. Let us go. Masaki ga shinda. Masaki da Shinda. Masaki morta. Un giorno ho trovato questo messaggio proprio a fianco di dove dormivo. Non può essere. Ma l'ho vista giusto l'altro day. No, scusate, sto guardando. L'uomo che stava felicemente parlando di questo lavoro alla radio was getting on track, died. The man was happily talking. Non ho capito. L'uomo che stava felicemente parlando di questo lavoro alla radio
Was getting on track died, cosa cazzo vuol dire? Non ci credo. Diceva felice che il suo lavoro alla radio stava andando bene. Ah, stava andando bene, morto. Ok, scusate, ho mancato il virgolame che non c'era e quindi non ho beccato bene la frase. Dove ero ospitato la radio, come sempre, è stato trovato morto alla stazione radio. La causa della sua morte non era chiara. Non era chiara? Cosa significa? La polizia si è arresa... cioè, non investiga più, si è arresa. Ha classificato il caso come suicidio. Suicidio? Stronzate! Quel giorno... Qualcosa era happened nello show. Ah, era il fratello l'host della radio? Ho deciso di indagare da solo sulla morte del fratello, di mio fratello. Oh no, la shit. Ah, ma qui ci sono i sound volume. Troppo. No. Va bene così. Ok. Ci siamo. Siamo, questa è la nostra camera di carta merda, intanto. Ah, scusami, ma era grossa come il letto ed effettivamente fa una luce della Madonna, eh. Ok, le chiavi sono nella mailbox. Le chiavi della... cos'è? C'ho un inventario? Ok, quelle sono le chiavi della macchina. Bello, bello questo appartamento comunque. È un buio appestato, ragazzi. Maledizione allo schifo. Posso spegnere la torcia? Posso cambiarla? Scusa, con la torcia... Cioè, così è senza, così è con. Così è senza, così è con. Non so. Questa è la nostra macchina? Non è una macchina, è una Pecar... Bestia che mappa, bestia che suono. Ma chi... Dicevamo, allora noi siamo a casa, dobbiamo andare alla radio station. E mo che cazzo è la radio station? Non vedo, c'è il... Non posso vederla meglio questa merda di mappa. C'è un pisello sopra un'icona. Probabilmente... Ah no, c'è la radio station, è il di là. Vabbè, dobbiamo andare a destra e poi alla prima girare a sinistra. Dobbiamo andare a sinistra. Ragazzi, guidare è terrificante. E le recensioni che c'erano... Le recensioni sul gioco, l'unico il difetto principale che dicevano era: non capisco la guida, chi cazzo l'abbia inventata. Tutta di gomma, Gatto, vai a dormire, che fai, pazzo? Però che domani c'hai il dentiere... No, domani? No, il cazzo, lunedì ce l'hai. Che paura, pensavo fosse nel gioco e si è accesa la radio, ma sei scemo? No, è ma tutto così di gomma. Ci si caga.
mi sono cagato comunque. Cioè, guardate come, guardate come gira, è di liquidità. Allora, Melicona sotto la casa sembra un cestino. Facciamo un pit stop. Come this is the station, ma sono già arrivato. Enter. Ah, è vero che c'è la guida al contrario, dovevo mettermi dall'altra parte. Vabbè, ragazzi, non importa. Ma ho fottuto già la macchina. Ah, proprio parcheggiata dove l'ho parcheggiata. Bravo stronzo che sono, effettivamente. Allora, le chiavi sono nella mailbox. C'è un signore, solite bibite. Cosa ho preso? Ah, ce l'ho in mano. 10 yen. La mailbox. Le chiavi sono nella mailbox. Leave the arita, rare. Ma la mailbox non sarà dietro la stazione. I need the station key. Però, allora, questa luce fa una luce della Madonna a 5 centimetri da dove sono. Come si fa? C'è una luce che flickera. No, non voglio livare l'area. Ah, forse qua. Allora, prospettate. Per l'immersionità mi metto almeno le cuffiette col cable. Perché le cuffiette true wireless hanno una cosa fastidiosa. Allora, ok. C'è un cazzo qui, cioè ci sono degli ammassi di computer, ma qui non mi fa interagire con un Sega. No, adesso sento il volume basso. Ragazzi, cazzi vostri. L'ho alzato un po'. Dicevo, qualcuno ha visto una mailbox? Allora, magari prendo... No, non posso mettere neanche la monetina qua per prendermi una bibita. No, era nella mailbox di casa mia? Porca bestia, non era la mailbox della stazione, giustamente. Proviamo a tornare a casa. Non era tutta in retro, però già che c'eravamo, siamo di qua, dobbiamo stare. Ecco. Guidiamo bene, guidiamo. Però vedi, ormai l'ho masterato, ormai l'ho masterato a bestia. Il retro è fuori di cazzo, però, Ecco. Ma come scendo, ragazzi? Non si può scendere. Posso fare esco, non posso fare niente. E poi non c'erano mailbox, no?
c'è qualcosa per terra lì, c'era, vabbè. Forse devo andare più avanti, forse era un'altra casa ancora. Non c'era qualcosa che riguardava la mountain? La casa in montagna, forse? Non mi ricordo più il messaggio. Sì, ma non... Porca di una puttana, porca. C'è una casina, esploriamo intanto, eh. Che paura, pensavo fosse una persona quella lì. Invece è un... C'è la quetta qua, porca miseria, cos'è successo in questa cosa? Buonanotte, Pierro. Ma noi eravamo qua giù, eravamo. Lì c'è la stazione, siamo... Ah, c'è il pallino verde dove siamo noi. Dobbiamo andare alla casa quella là. Ah. Ah, porca miseria, porca. Intanto il retro faccio 200 km orari, in avanti no. Do lentissimo. Stiamo in mezzo alla strada, mi sfascio tutta la macchina, però scusami, eh. Ah no, era quella casa mia. Che Tokyo Drifting, ragazzi. Veramente Big Rigs. Ecco qua. Ah. Bene, con la nostra torcia di carta sangue. Porca miseria, sembra sempre una persona questa qui, ma che paura. Oh. Abbiamo trovato la chiave. Adesso dovremmo tornare alla station. No, qua non c'è il carro attrezzi. Quello che per la retro gli ha messo il rumore di una macchina da rally. Per l'avanti, no, non gliel'ha messo punto. No, la macchina non può ribaltarsi. Come fa? Faccio 2 km/h in avanti. Il retro può darsi. Tutto troppo facile, sembra tutto troppo calmo. Che curve che ti faccio senza guardare niente perché mi abbaglia tutto quanto. Sium sium. Ah, è ibrida, giustamente va in benza solo quando va in retro, in avanti va in elettrico. Ah, tieni i fanali accesi, tieni per favore, che si vede tutto almeno. Ok, possiamo entrare nella nostra ben amata stazione radio. No, queste sono le chiavi della macchina. Ah, queste sono giganti, sono le chiavi. C'è una tastiera qui da... Ah, dobbiamo indagare su nostro fratello morto, che è stato ritrovato qui. Sto già cagando addosso, ragazzi. Tape recorder. Posso farci un caso, devo trovare delle cassette. No, è uno di quei giochi. Devo trovare le cassette per ascoltarle. Mi spacca Waller. Eccone una.
Podcast. はい、鬼川まさきです。このコーナーでは僕、まさきがリスナーさんから送られてきたホラーな話を読んでいきます。ma non sta dicendo ok in tutta questa frase. 早速読んでいきたいと思います。ラジオネーム、とうこさん。これは霊感のある同級生の小学生の時の話です。その子は生まれつき霊感がありました。raccontando la leggenda di Masaki adesso, tipo. 見えるわけではなく、なんとなくもやのようなものが見えたり、一定の場所がひんやりと感じたりする程度だったようですが、ah, poteva vedere i fantasmi, ma quando era piccola non li poteva vedere ancora bene. いつも同じ場所に男の人がただ立っているなと思っていたら、他の人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです。questo uomo riusciva a vedere questo uomo che stava sempre nello stesso punto. 恐ろしさを感じるようになっていたと言います。女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなと思ったら、彼氏の方の足がなかったり、non ho capito. ho detto solo che il ragazzo non aveva le gambe. 幸いにもその子は声が聞こえることはなかったこともあってか、実害がなかったので気にしないようにするようになりました。小学5年生くらいになった時でしょうか、一人の幽霊が自分の後をついてくるようになったのは、いつも何かを言っているようですが、何を言っているのかわからないので鬱陶しいと思っていたそうです。そんなある日、一つの事件が起こりました。un incidente, attenzione però, un incidente. 友達と遊んでいて、stavo giocando con i suoi amici ed è diventato scuro quando è accaduto. Non ho letto, niente, era un po' veloce però, Qualcuno ha detto buonasera. Ma buonasera, addirittura buonasera. So hanasu oji-san ni kyōfu o oboe kotowatte saroto suruto ude o tsukamare送ってあげると言ってるじゃないかと、恐怖のあまり声も出ず固まっていると、急におじさんが悲鳴を上げて逃げていったそうです。おじさんが見ていた方向を見ると、そこにはいつもの幽霊が。veramente un podcast di paranormale. No, come uno di sette. La voce di mio fratello. E dobbiamo trovare tutte le altre sei cassette. Ma parlerà per ore, quindi. E non riusciremo a seguire mezza roba perché parlano troppo veloce. E nel mentre ci sarà qualcuno che ci farà sguarrare il pantalone. No, Korn, vai via. Non ti voglio, vai via. Sembrano già impossibili da trovare, oltretutto. Cosa cazzo ho preso, scusami, eh? Ah, il ticket per la vending machine. Con i ticket, la vending machine. Ma... ah no, forse è solo il prompt per richiudere. Può succedere da un momento all'altro, eh? Io non dovrò andare per tutta la città a cercare le cassette. Ma non... non ci faccio un cazzo, però. C'è la Pipsi, però. La Pipisi! Allora, magari ce ne sono altre qui. E qui abbiamo preso la cassetta e ci siamo levati dal culo. Però era abbastanza visibile quella cassetta. Cosa faccio?
c'era lo studio di Recation. Ma non c'era niente, cioè c'è un computer acceso con cui non posso interagire. Perché cazzo è acceso sto computer? Ma chi lo sa, boh. Intanto vedo qualche sbrilluccichio. Sono i riflessi del parquets. Un computer del 98? Beh, se siamo in quegli anni lì, può essere. Ci sono i nastri ascoltabilatori, come si chiamano? Le audiocassette. Ah, questa. Però è retro questo. Che cazzo ci faccio del retro? Che palle di paura, Mitch, ma sei impazzito nel culo. Porca miseria. Ragazzi, siamo bloccati. Ho un 10 yen, un ticket delle vending machine, che non è che lo posso vedere. Cioè, il ticket delle vending machine, che cazzo è poi lo scontrino? Non è il ticket per usare la vending machine. E qua non mi fa fare. Non mi fa interagire niente. Percorso, io non lo voglio cliccare che mi inizia a parlare. Fammi un attimo salire in macchina. Vending, cioè c'è un'icona delle vending machine, posso andare là. Andiamo alle vending machine. C'è l'icona. Giustamente abbiamo il ticket perché un ticket delle macchinette. Andiamo dove abitano le macchinette, dove c'è questo popolo di macchinette. E nel gioco dobbiamo indagare sulla morte di nostro fratello. Andare qua in fondo. No, scusami. Ah, c'era una via prima? Eccoci qua. Scusate, mi ero perso. No, fammi fare questa retro maledetta. Entra. Eccoci qua. Ah, scusatemi, ma poi un dubbio mi è venuto, no? Cos'è che esattamente ci costringe a fare questo lavoro di diarrea completamente al buio di no alle 4 di notte e non in pieno pomeriggio con la luce del sole? Allora, tanto qua c'è un public phone e fin lì. Ah, proprio un container di vending machine. Questa non so cosa sia. Ah! Le si prendevano al distributore le cassette, quindi. Una torcia UV. Una torcia 2143.
Ah, quindi sarà tipo 4, 2, 7, 6. La position delle cassette. Ok, abbiamo preso una nuova cassetta. Mamma mia, ma perché c'è bisogno? Cioè, scusami, ma le macchinette ha caricato qualcosa male. Non è normale che facciano così cacare. Ma questa è la UV cosa, va a vedere se c'è dell'altro. Perché posso interagire qua con i tasti. C'è del rame. Però posso mettere il 10 yen qua per chiamare chi però? You never look up, do you? Ah. Perché ho dovuto interagire? C'era una cassetta sopra. Perché ho dovuto interagire con il telefono? Chi me l'ha chiamato? Chi ho chiamato? Il numero verde degli indizi? Anche io mi aspettavo un mostrone bestiale. Non c'era. Tra l'altro. In lontananzissima si vede un pixel bianco che è ancora lì, uno di sette cassette. Basta, non credo di avere più nient'altro. Tape e tape. La vending machine ticket non credo mi serva a nulla. Tra l'altro fa luce anche nell'inventario la flashlight. Non credo mi serva più a nulla. Perché qui compare l'interazione, ma non posso fare effettivamente un cazzo. Torniamo là. Ho chiamato l'ufficio informazioni, sì. Poi c'è quel magazzino là. A sto punto andiamo direttamente anche al magazzino, boh. Maria pesta! Era un cinghiale, l'ho investito! Mi sono sdrizzato tutto il culo! No! Cioè, mi è venuto addosso di fianco, credo, più che l'ho investito. Corno, programma bene, per favore. Porca bestia. L'ho proprio schiacciato. Ci faccio anche un po' di retro, metti che è ancora vivo. Ustereghetta, mamma mia. Allora. Questa è la warehouse tutta distrutta di merda, quindi boh, vabbè, guardiamo un po'. Aperta, cioè tutta truccata di cacchio così ed è aperta. Allora. Ma che edificio è questo? Sto cagando addosso, ve lo dico. Questa non si apre. Perché questa non si apre?
Beh, torno fuori io, eh. Ho sentito un rumorino. Io sono pazzo, ragazzi. Ho sentito un piccolo suono. E chi è quella macchina là? Oh! Oh, che fa fissa? Ho paura. Andiamo a fare in culo, andiamo. Io poi perché devo andare in giro con l'Apecar e sto stronzo, cioè, dammi la tua macchina. Voglio andare anche all'apparato dei bidoni un attimo. E lui? A parte che è andato dall'altra parte, come ha fatto a schiantarsi qui? Forse ha bisogno di una mano, andiamogli a dare una mano. Andiamo subito a dargli una mano. Signore, tutto bene? No, c'è una cassetta incastrata nel finestrino. Vabbè, io la prendo, eh? E ometto il soccorso. Dov'è la luce? Eccola. Ah, qui ci sono dei topi che mangiano. I ratti sembrano affamati. Uno è morto. Qui c'è un lucchetto. Se io devo trovare qualcosa con sto buio, non lo trovo. Come faccio? Vabbè, il signore in macchina, secondo me, tutto a posto, andrà, sarà tranquillo lui. Mi hanno trovato tre cassette. Sì. Allora. Torniamo alla radio station, torniamo, va. No, niente compilation, eh. Lo starnutire, ragazzi, se starnutisco e c'è uno spavento, starnutisco e mi cago addosso contemporaneamente. No, mi si è spento. No, mi si è spento. No, oh. Mi si è spenta la macchina. Mi si è spenta la macchina. Mi si è spenta. La macchina, mi si è spenta la macchina. Mi si è spenta, non si accende più, mi si è spenta la macchina. Mi si è spenta. Mi si è spenta la macchina. Mi si è spenta la macchina. Benzina, è finita la benzina. Si salvi chi può, ragazzi. C'era il demonio dietro, fuggi. Fuggi, ma non così lontano, fermiamoci qui. Ah. Ho investito solo un cinghiale per adesso, Marti. Allora, tutto a posto, tutto tranquillo. Ma adesso l'ordine delle cassette, chi me lo dà? Che paura, merdacce. Partito il secondo podcast del mistero. Masaki no horror no hanashi. Sentiamo. Hai, konkai mo yatte kimashita. Horror no hanashi. Konkai mo tegami yonde ikimasu yo. Radio neemu Una lettera Toko da san kara Tocco. no tegami desu. Oh, kono hito mai mo okutte kureta hito desu ne. È lo Zenkai no stesso che ci ha mandato hanashi la lettera totemo l'altra yokatta no volta. de, konkai mo tanoshimi desu ne. Kore wa itoko ga tashika chugakusei no toki. Itoko Al ha cugino 家族が病alla気high になり、school とても気non を落ho としていたletto そうんです。realtà, scusatemi. Itoko はその時のことを人生で一番どん底だったと今でも言います。
Sua famiglia si era ammalata, non poteva fare niente, era frustrato, frustrato, ansioso. Non riesco a fare in tempo a leggere, però. Spendeva i giorni a guardare il cielo e a fare un cazzo. Aveva una speranza, però. Aveva il suo migliore amico. Il suo amico era preoccupato per lei. いとこの家に親友が泊まっていくこともあったそうです。そんなある日、今日も親友が来てくれるのを楽しみにしていたいとこがふと時計を見ると、いつも来る時間より30分も遅れていることに気がつきます。部活が長引いているのかもしれない。今日は忙しくて来れない日なのかもしれない。 Praticamente c'era sto amico della cugina che doveva venire da lei, ma il tempo passava e non arrivava mai. A un certo punto si è sentita la sirena di un'ambulanza in lontananza. L'amico ha avuto un incidente in auto ed è morto. たどり着いた先は自殺でした。誘われるかのように、ちっこたかし、ちっこ。いとこを呼ぶ声が聞こえました。構わず飛び降りようとすると、え、dopo si è suicidato buttandosi da un ponte, non ho letto. 今度はそれだけではなく、女の子の顔が目の前に現れたそうです。それはあの親友の顔。いとこは驚きと戸惑いとが一気に溢れて、親友を思い出し、その場で泣き崩れ、 Però ha visto il volto del suo migliore amico, della sua migliore amica, credo, in realtà, e non si è suicidata, però. E stava raccontando, c'è questo qui che gli ha mandato la lettera, gli stava raccontando questa storia di Cacaio. Sentiamo. Siamo tornati, motherfucker. Vediamo che storia c'è questa volta. Leggiamo le lettere, sarà sempre di Toko. Avete solo un fan in sta radio, praticamente. Ma questo Toko-san che ha scritto la storia è una storia di Hōmuwaka, quindi questa è una storia di Toko. 今回はどんな幽霊が出てきてくれるのでしょうか。これは友人が高校生だった時の話だと言います。この妙妙な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 
力のある看護師を見なくなったり、新しい看護師をよく見るようになったりと、人の入れ替わりが多かったように感じていたそうです。いつものように家族のお見舞いに病院へ行った彼女は、今日もまた廊下で新しい看護師とすれ違います。Andava sempre ogni giorno a visitare i genitori all'ospedale e c'erano queste nuove infermiere. Non c'era nessuna infermiera. Quando lui gli ha chiesto, c'è una nuova infermiera? Quale nuova infermiera? Di cosa stai parlando? Non c'è nessuno. No, Zest, non può essere, non può succedere questa cosa. Sulto,
C'era la vecchia di fianco loro che ha detto: è un ospedale, le cose accadono. Tipo, no, succedono cose. Sicuramente non esisteva neanche la vecchia, tutto pazzo questo, eh. Ma secondo voi sono, cioè, me ne frega qualche cazzo di queste storie? Cioè, sono tutte storie sconnesse l'una dall'altra. Cioè, c'è questo tizio che gli manda ste lettere con delle creepypasta, praticamente. Kangoshi to tonari no beddo のおばさんでした。看護師と手をつないで歩いていきます。すぐに家族のいる部屋に入り、隣のおばさんのことを聞くと、一人でふらっと部屋を出ていったというので、慌てて追いかけました。おばさんと看護師が見え、後ろから、おばさん、おばさん、と声をかけるものの、聞こえていないのか全く反応がありません。 C'era sta infermiera con sta donna per mano, lui l'ha chiamata ma non l'ha incagato perché erano tutti fantasmi. エレベーターの前で 2人が止まったので走って追いかけ、ちょうどエレベーターに乗ったところでやっと追いつき、エレベーターの中でおばさんの腕を掴むことができました。おばさん、 È corso all'ascensore dove si era fermata e l'ha presa per lei. 看護師はこちらをぎろりと睨み消えていきました。 Sta per arrivare il cagone. 何も覚えていないおばさんと 2人だけで乗っており、 Comunque quando l'ha presa l'ha guardato e あとから知ったのですが、 ed è scomparsa l'infermiera. 霊安室でした。あの看護師はおばさんを連れて行くつもりだったのでしょう。 Fino adesso tutto tranquillo, ragazzi, eh? Non c'è su niente. Masaki no Sì, sì, va bene. Sì, sarà sempre Toko, sempre. Questa persona sta diventando familiare. Grazie, Elon Musk, per la sub. Gentilissimo. Sempre c'era il fratello all'ospedale e ogni giorno andava all'ospedale. E dice è sempre la stessa persona. Sì, è Toko. Ah, lo stile di scrittura è differente dal solito. Attenzione. Le lettere maiuscole sono messe in posti strani. Non riesco a leggere. Dobbiamo guardare la porta perché se succede qualcosa mi devo cagare, cioè mi cago addosso, ma lo so e non mi arriva alle spalle. そうするうちに1ヶ月が過ぎ去り、医者に宣告されてから3ヶ月が経とうとしていた。その日はいつもより少し寒かった。病院へ向かう途中、小さな男の子に声をかけられた。お母さん？と違うよ。そう言うと泣きそうになったため、男の子のお母さんを探すことにした。 Non c'era nessuna madre, il bambino scompare adesso. Come sto ragazzo che ha visto questo bambino, cercava la mamma, ha detto no, 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 non c'è la madre, mi spiace, è morta. Che bait! Il bambino gli ha detto, mia casa è qui dietro l'angolo, accompagnami, morto per sempre. Forse. Ah no. Iega
自分でも知らないうちに疲れが溜まっていたことに気づき、in realtà è interessante il concept circa. Cioè, sto ascoltando un podcast per capire cosa cazzo è successo a mio fratello. E che essendo in giapponese, con i sottotitoli che scompaiono subito, è un po' un casino. Mi sono girato, non c'era più nessuna casa. Non avevo tempo di pensarci. Grazie, Banana Joe. ドアの前に兄弟に似た小さな男の子が不思議に男の子がエステリゼット No! そんな風に言ったような気がした慌てて病院に入ったがもう手遅れだった私は兄弟の名を叫び大声で泣いたどうしてその瞬間僕が私の中にずっと入ってきた感覚があった。それから兄弟は私のそばで私をずっと見ている。ずっと。Sta parlando di me? Perché stronza? Cos'è schiuppato? E adesso? Adesso ogni momento è buono per cagarmi addosso? Lo sentite un ticchete tacchete? No ragazzi, ho paura di cagarmi addosso. Ah no, c'è ancora il mio furgoncino. Pensavo fosse sparito. Cosa c'è rimasto? C'è rimasto il cazzo e ticket, la torcia e la torcia UV. E dove andiamo adesso? A parte in retro. Dov'è che non abbiamo trovato una sega? Al coso dei rifiuti lì. C'erano i ratti che avevano fame. Noi andiamo a caso? Paura. E ho i suoi cinghiali. Forse devi prendere il formaggio alle macchinette. Ma non c'ho più i soldi. A meno che non posso usare il ticket. Proviamo ad andare a prendere da mangiare le macchinette. Ancora c'è Upwork che è morto. Entra. Allora. Sono tutti rameni. Ci sono un botto di cassette. Qui c'è della carta burro. Use the food ticket? Yes.
Ah, l'ho preso. E lo posso fare. Lo posso andare a dare da mangiare ai ratti? Chiamo ramen ai ratti. Sono ratti giapponesi, effettivamente. Che paura! Erika, però sono ripieno adesso. Allora, vediamo. Qui siamo tutti a posto. Si è oscurato tutto e mi ha lasciato una cassetta. Dopo tutto questo tempo, Sempre. sempre. Grazie, Mozgus. Questa non era paurosa, questa era tranchiglia. Questa è la quinta cassetta, ne mancano altre due. Qua dovrò trovare o la chiave o le tronchesi. C'è un topo morto, qui stanno mangiando il ramens. Ah, aspetta, c'è un biuco. E beh? C'è la chiave lì. Prendila. Ok, c'ho niente per arrivarci. Allunga il merda di braccio. Prendo un topo. C'hai i piedi il topo. Guarda che c'hai i piedini. Piedini topo. C'è il buco, c'è. Serve quella smerda di chiave per entrare a prendere quella roba. Ok, allora. Vorrei riandare alla casa in cima. Al magazzino non c'era niente. Non abbiamo trovato un pisello, ma lì sicuramente ci sarà da prendere l'inculata finale, quella grossa. Proviamo ad andare un attimo alla casa in cima. Ho paura quando si resetta la visuale per metterla a modo. Enter. Che ha messo in ordine, che ha messo in disordine. Questa. Scusami, ma è tutta cummata questa finestra. Che sbaglio andare dietro le case. E qui non c'è più niente. C'è tutto il cum, ma questa qui era a casa. Perché c'è tutto il sangue? Che paura ogni volta sto pisello. E qua non c'è niente. Sempre infossato qui mi rimette questo rumore di audio. Allora, perché praticamente posso fermarmi solo dove ci sono le luci. Ok, proviamo anti.
cos'è questo rumore di schizzo? No, eh? Chi è che faceva sesso sui miei sedili posteriori? Il magazzino con la luce UV, dici? No, intanto andiamo a ascoltare questa cassetta qui, nel mentre smerdo il culo proprio. Entra. Zitti, Ho lasciato la porta aperta. Masaki no horror na hanashi. Che che bussa? Saikin kono radio no hankyou ga sugokute ureshii bakari desu. Arigatou gozaimasu. Toyukoto de konkai mo yonde ikimasu yo. Hai. Konkai mo onajimi radio neemu Touko san kara desu. Ah, non è Toko che ha scritto questa storia questa volta. Chi è che bussa? Non posso sentire mentre bussano. のカタカナですね。前の手紙でも何個かありましたね。読めないことはないんですけど、気にしていると話が止まってしまうので、できる限り気にせず読むようにしますね。続けます。私の周りには誰もいない。いや、いなくなっていた。気づいた時には弟と二人だった。Non sto seguendo, sono troppo distratto dal cacchio. Animo kamo. Watashi no. Watashi no. Sicuramente bisogna mettere le lettere maiuscole in modo che formino qualcosa. So motta. Itsumo kimatta jikan. Jikan ni tegami o kaita. Teinei ni. Ma ve le state segnando voi le lettere? Cominosce? Aitene hibiku. Bravissimo, vi segnate voi, io sono cagato nel mutando. ごちそうを用意して弟はいつも私の隣にいる心配そうな顔をしてそんな弟の手を私は握る弟が眠ってしまった時できなかったことを今苦しみも doppia L. Ah, kurushimi desu ne. Kurushimi mo kanashimi mo subete wasurete watashi to tomo ni minna iko. Watashi no mawari de wa yoku hito ga nakunaru. Watashi no sei nano darou ka. Hora, Tomino Shell. Anata ni ai ni ikimasu yo. Shita no hou ni 何か書いてありますね。手紙読みましたか？あ、全部カタカナで書いてありますね。Si può essere Tomi no. 手紙読みましたか？シアポストフォー LL。でも手紙ってこれのことじゃないですよね。何のことでしょう。手紙ちょっと、探してみようと思います。あったらまた次回読もうと思います。
Il bussare non era nella cassetta, ragazzi. Vabbè, l'abbiamo vista, eh? Adesso l'abbiamo vista. Mi avvicino, farà la paura, ma è tutto normale. Però l'abbiamo vista. Ecco, è scomparsa, adesso è dietro di me, ragazzi. Adesso è dietro di me. Io mi giro, eh? Abbiamo visto, adesso io mi giro. Ah. Ok, yay! Non si fanno le sub ora. Non si fanno. Grazie per la sub, molto gentile. Qui chi ha buttato tutto per terra? Chi ha ribaltato le cose? Le ha ribaltate già da prima? Se ti giri lento è peggio, e non ce la faccio. Boh, ora, come procediamo, Regaz? Avete qualche idea? Che ne so, qualche cosa. Cioè, secondo me, cioè, chiamare la polizia non è una brutta idea. Giù nella mappa ci sei stato, dove siamo partiti? Paura il riflesso di cacca brutta. Se dici proprio tutto nell'angolo in basso a destra, lì è dove siamo partiti. E non ci potevamo rifermare, posso riprovare ad andarci adesso, ma... Giusto per fare un test, visto che non abbiamo niente. Ora è sempre in basso, andare a prendere la chiave alla discarica. Ma non abbiamo niente per prendere la chiave alla discarica. E qua non ci fa scendere dalla macchina. Quindi è inutile. Dal porco neanche possiamo scendere dalla macchina, quindi... la casa con le tante porte, boh. Cioè possiamo tornare lì, ma non saprei il perché e il per come. Allora, tanto il porco... Altro, scusate, ma il porco...
prima non era qui? Ah no, ok. Però devo andare dall'altra party. E mettala prima, metti. Ok, il porco è ancora lì davanti, ma tanto dal porco non ci possiamo fermare. Stai zitto Google, non ti ho interpellato. Anche se il porco darsi. Grazie, ora ti mangio. Allora, il fatto che qui in questa casa è merda. O ci facciamo tutte le porte e il corridoio così e ci caghiamo addosso. Così guardiamo per terra se c'è qualcosa, però non c'è niente. Proprio tutto vuoto. E se io apro tutte le porte? Ah, la luce UV. Non si vede un cazzo con la luce UV. Aspetta, Perché fanno un rumore? Quindi bisogna prendere le porte giuste. No, ragazzi. Mi fa male l'ano. È Silent Hill. Cosa merda ho raccolto? Il voice recorder, ma perché? Ma buttalo, non raccogliere le cose da per terra. Cazzo ne faccio del voice recorder, mo? Ma non ho provato a cliccare per vedere... ma non me lo fa... cioè non c'è un tasto per usare le robe che hai in mano. Ce lo devi per forza usare su qualcosa. Guarda che avete votato voi di fare la Horror Night stanotte, Lele. Ah no, sembrava ci fosse una via qua. Io avevo dato la possibilità, facciamo Red Dead o questo. Poi facciamo l'horror, caghiamoci nel pantalone, tanto ti caghi addosso solo tu. Glyphone, non ci facciamo più un cazzo. Qua credo di aver fatto già tutto. Anche con la luce UV c'è più niente. Il voice recorder nel computer?
No, il gioco dell'officina anche basta. Ho trovato il voice recorder. A meno che non prende la cassetta e la mette dentro il coso delle cassette, cioè può essere quello. La uso sul coso delle cassette. Bastardi, vi divertite tutti quindi, infami. Cagatevi addosso, cagatevi. Io mi devo cagare addosso, ma che è sta cazzata? Chiudi, chiudi. No, non me lo fa usare qui. A parte un po' di illuminazione sulla mano, per favore. Qualche strumento per... Intanto provo a vedere anche con la luce UV se vedo qualche dick. In giro da qualche parte qua nello studio. Sono raggi lunari. Potevi guardarti Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi c'è sempre. Questo non c'è mai perché dopo muoio. Non c'è più. Però non ho idea di che cazzo fare, non ho idea. Non ho idea di dove andare. Cazzo ci faccio con il tape dick in the piece. Voice recorder. Posso fare un gazzo. E manca la chiave vicino al topo, che però non so come prenderla. Cioè, c'è un buco nella rete, basterebbe allungare il braccio. Adesso provo ad andare lì. Metti che si era buggato, magari si è sbuggato. Anche perché dove c'era la chiave, era appoggiata la chiave su un tipo un aggeggio tipo videoregistratore, una roba del genere, sicuramente per l'audio. No, ma il cinghiale non si può esaminare. Per il cinghiale abbiamo investito, è lì buona. Non posso scendere dalla macchina. Mangiando di notte così? 10 subregalate? Ma grazie! Tra l'altro è regalata anche a Martina, così può godersi un mese senza pubblicità, vedi? Marti, sei contenta? E partivano tutte a lei le pubblicità, quindi. Grazie, bello, grazie veramente. Non mi fa fare un pisello, c'è un buco e ho capito. Ci infilo il Dix. Che faccio? Perché da qua mi becca quel punto interrogativo là che
che è il lucchetto fuori, semplicemente. Dice palesemente la chiave. Posso farci un pisello? Non posso farci. Ci fosse qualcosa da prendere qui da ste parti qua dietro, ma. Un altro buco nella rete, boh, tutto bucato, no. E dubito ci sia da cercare qualcosa in mezzo alle varie vegetazioni, perché allora, qua c'era una cassetta appiccicata al finestrino, quindi per carità, eh. C'è una cosa sul soffitto della cabina telefonica, l'avevi presa? Sì, era una cassetta. Che facciamo? Fate i party hard alla faccia mia, per favore. Mi serve supporto morabile. Perché abbiamo visitato tutto più volte. Non ti ho cacata, Mary, scusami. Perché alle macchinette mi sembra di aver fatto tutto. Al magazzino abbiamo fatto la roba con la luce UV e siamo entrati nella stanza dietro. Alla casa là c'era da prendere la roba nella cassetta e basta. Qui ci manca sta roba, ma non ho altri luoghi di interesse. Se non la casa iniziale, ma non possiamo scendere. Sei sicuro che i comandi siano solo questi? C'è il comando allunga il braccio. No, non c'era nessuna sagoma sotto al palo. Zitti, zitti. Dicevo. Sì. I comandi sono solo questi. Right click mouse 1, interact mouse 0. Sto aspettando. Chi è che stava guardando una speedrun? Sto aspettando suggerimenti. Ma con la C mi abbasso, che cazzo di senso ha? Abbasso e c'è il buco che è più in alto, non è. La macchina qui non posso farci un gran cazzo. La stavo guardando Delpi. Vai, Delpi. Andava provato, certo, infatti l'abbiamo fatto, non servita a niente. La CD merda, fanculo, idea of the fallo. La soluzione in questi cartelli, ma siccome non sappiamo il giapponese, ce lo prendiamo nel Deretenus. Tra l'altro è una zona telecamerizzata da chi? Non vedo telecamere. Non vedo. Cerco di aiutare. Qui non basta cercare, bisogna fare. Ho visto lampeggiare? Ho visto lampeggiare di qua. Sono pazzo, ho visto. Sono insoddisfatto, bisogna farne un altro. Magari del furgone non posso guardarci. Che appena vado di qua mi dice vuoi livare? E devi dire sì. Che
Insomma, beh, intanto cosa mi dite? Stemperiamo un pochino. Quante cassette ci mancano? Quindi 2. No, 3. Ne ho solo 5. No, 2 ce ne mancano. Cosa ha scritto Delpi? Sono spiegato catapecchia con uno scaffale pieno di monitor. Ah, quella la catapecchia. Allo studio. Effettivamente lì non ci abbiamo riguardato più. No. Non ci abbiamo più riguardato lì, andiamo a vedere. Ma cane, maledetta te, guarda. Qui stiamo cacando nel bragone. Non puoi arrivare con contentezza, eh. Maledetta, maledetta. E quella catapecchia lì, eh. Sei troppo felice, Acanis. Siamo ancora covacciati cacati noi. Ok. E qui che smerda dovremmo farci qua? Cioè, cosa cazzo c'è di segreto qui? Ho spaccato il computer. Ma perché? Ok, ma ne manca comunque una. No. Io ho cliccato, ah, ho cagato, ragazzi. Ho cliccato e ho fatto www. Zitti, che adesso ci arriva il caccone. Ci tirano uno stronzone nella faccia, eh? Perché la luce mi è diventata con una riga. Ah no, è la riga dei sottotitoli, che paura. ラジオを聞いてくださった方はわかると思うんですけど、なんと手紙ありました。資料の間に挟まってて気づきませんでした。ということで今回はこの手紙読んでいきますよ。前回に引き続き今回はどのような話でしょう。今回も毎度おなじみラジオネームトウコさんからのまあ、おえ、話sempre でlui す。che legge? 今回はタイトルのようなものもあるようですね。ではエ早ロンポ速パッツォタクイスタトルからボルタ。読んでいきましょう。Dovrei tenere le mani nel mouse? Com'è, finita? Il nastro finisce abruptly. Cosa succede dopo di questo? Stava per iniziare a leggere la lettera. Non ho capito. Non ho capito. No, abruptly immaginavo fosse qualcosa tipo bruscamente.
Devo trovare la lettera in mezzo ai documenti e ho capito, ma documenti forse... Eccoli qua. Read this out loud and you'll know why your brother died. Era lì tutto il tempo? Leggi questa ad alta voce e saprai perché tuo fratello è morto. Mi sembra una minaccia. Mi sembra un'inculata. La leggo? La leggo. Tonako no yami. Ototo wa atsuku moe, ane wa aoki iki o haku. Tonako ni wa nani mo dekinu. Hitori hanari yoku Tonako. Kuraemi ni wa hitosuji no hikari mo mienu. Asoko ni mieru wa kaibutsu ka. Manekouto no ugoki wa sezu, minikui tsura wa omokage mo misenu. Saki ni wa shima mo iro mo naki. Shiroki usagi ni wa tsuite wa ikezu, samayou mono no. 骨一つ変わりゆくのは己か誰か怪物片荒に置こうとも鏡に映るは暗き闇落ちれや落ちあれ落ちずとても生きゆく先は何もなし。ここ LUL No la broda. No, sali sul tavolo. Apri la porca. No! Sta arrivando una sub, ragazzi. Forse è Forzan. Posso fare niente, non posso. Signora, che fa? Ma mi ha mandato a fanculo, ma mortacci tua! Anfame! Aspetta, aspetta. Ah, non la cacca nel pantalone. Ending 3 ho fatto l'achievement. Forse se non leggevamo la lettera potevamo andare da qualche altra parte e si sarebbe sbloccato qualcos'altro? Ma più che altro è che i sottotitoli erano tutti rapidissimi, a volte non abbiamo letto un cazzo, la metà delle robe non le abbiamo lette. Come Ripple Mao. Ma chi l'ha scritto questo? Se uccidevo il cinghiale mi salvava. Allora lì facevo una spiara alla vecchia, la maledetta vecchia della Rinascente. Bene, ma... cioè cosa sono? Non posso leggere tutta questa cosa, mi abboffo la Wallera. Accendere la finestra perché c'ho il ventilatore, ma è comunque un caldo bestia qui dentro.
Ah, non la conosco. Vabbè, dai. GVM Luca Movies. Luca, posso uscire? Alt F4? Fini, Alt F4. Un attimo, mi alzo per aprire la finestrina, eh. Aia le ginocchia. Magari entra un po' di aria fresh. Ah, ragazzi, fatemi fare. Che poi adesso sentite passare le macchine, ma io me ne sbatto. Dobbiamo rigiocarlo? Sì, Delphi, sì. Adesso sondaggino. Korn, mi fai un sondaggio? Vector, secondo me, è morto. Vector, ci sei? Vector, secondo me, sta dormendo da eoni ormai. Però effettivamente possiamo tenere... lo so che sono tagliato, sono in piedi. Potremmo tenere il sondaggio di prima. Ma mi sa che lo puoi fare lo stesso il sondaggio. Non lo so. Però no, teniamo il sondaggio di prima. Che però... No, poi era la badante nuda, mi sa, quello che aveva vinto. La cum... No, zesti. Aieie, brazio, corf. La badante russa buona era, sì. Questo è passato molto veloce, l'avete sentito? Ah, allora, facciamo questo change. Allora, decare giver. Dobbiamo farlo, quindi. Che braccia da Chad che avevo? Che braccia da Chad avevo? Che sono tutto flaccido, molle, piccolo. Passato Max Biaggi, sì, sono a Imola. Che sono, c'ho la strada davanti. Apri la finestra e 20 metri più in là c'è la strada principale. La gente passa i 600 km orari velocissimi, proprio fium, così. Comunque aprirò questo maledizione di gioco a questo punto. Preparatevi al volume. E con sì. Vabbè, poi ci sarà il volume in game, non lo sto a... Adesso lo cattura, dategli un attimo. C'è collected cards. No, ci sono i collezionabili qua. È come l'altro con le lattine de merda. Cliccato, si è bloccato tutto. Ostia. Passo dal mixer intanto, va. Ah. Stesse opzioni, perfetto. Game volume. Mouse sensitivity. Brightness e the bob. Un po' di più. Oh, siamo... Ah, ma è proprio una casa di riposo, quindi. Non è che siamo caregiver. Allora, signora vecchia. Ah no, è un'altra, come... è un'altra infermiera, credo. È sempre così ultimamente. Non ti preoccupare, Naomi. Sì, queste sono piante di marijuana. Ah,
Non era una vecchia, era una collega, mi sa. Proprio un posto per anziani questo, e a parte che c'è la nebbia dentro, ma... Tavolini con il cacapranzo qua, questa è chiusa. Che paura. Ma corro con le mani così, corro. Bellissimo. È la sala per il bingo questa, palesemente, sì. Si è aperta questa. Ah, la mia borsa. Prendo la borsa. Cos'è? Tab si frizza con sto quadratino. Cioè, non mi posso muovere, ma si ferma il tempo, secondo voi? Non ce l'ho l'inventario, però. Tab inventario. Ah, no, era l'inventario questo. Ah, quindi ho raccolto la possibilità di avere un inventario, presumo. Sì, un gattino! Questo gioco è divertente, ragazzi. Questo gioco qui è... easy. Friendly. Aspetta, anche qua sicuro c'era una carta da qualche parte. A parte che questo qui sono... cioè, quel verde con la sgommata sono... ah, va. Sì! Anime Girlu! Oh no, è diventato come il gioco del... del corriere. Adesso devo trovare tutte le lattine, qui devo trovare tutte le carte, ragazzi. Puntini, puntini. È tempo. Devo sbrigarmi. A fare? Salve signora. Sto controllando se è tutto a posto, eh? Lei mi può confermare che it's all ok? Esci? Yes. Ma Suuchi, oh? Ho avuto una chiamata da sua figlia, da suo figlio. Come over said, it was sort of emergency. All right, it's a red, all the red lights. Ok, quindi devo andare a no. Suichi, che no, l'altra era Naomi. Vabbè, devo andare da quest'altra parte prima di tornare a casa. Ma vabbè, stanno parlando dei cazzi loro, adesso non ci interessa. Hai detto sveglia Naomi quando che sta dormendo. Quando merda parlate? In the middle of a forest when she was born. Eh? Di cosa stiamo parlando? Mi sono perso all'inizio perché stavate parlando di cazzate, ma adesso stiamo parlando di un omicidio dentro un bosco? Sono adopter by welcoming family. Oh, ok. Ah, stava parlando di Naomi. Cioè, Naomi è stata trovata in un tunnel in mezzo a un bosco ed è stata adottata da una famiglia ganza. E guarda ora dov'è. Facendo la badante, sta facendo comunque. Stava parlando come se fosse capo di una, magari il capo dei badanti, quindi ci sta. Sembra spenta ogni tanto, sono solo no, invece. Quanto stanno parlando questi due? Non era troppo tardi, devo andare a correre.
Ricordo quando un nostro paziente è morto. Non ne parla. Vabbè, fammi saponare le mani. Nulla di. Parlato di cazzi loro. Che c'è? C'era la Naomi la stessa che stava dormendo, Naomi. Eri tu. È già buio. Porca maledizione. Ah, che bello però che. Ma. C'è una macchina la mia? No, io vado a piedi. Correndo con le mani lunghe. Zesti, ma adesso arriva il bello. Vedrai questo gioco. Io sono, ho capito, ma sul posto di lavoro. Oh, qui è duro, duro. Guarda, guarda, la stessa cosa del telefono di prima. Ma io dove merda vado? Scusa, sto andando a cazzo di cane. Non posso andare lì right now. Questa è casa mia. Entra. Sì! Unanime guy! No, non è casa mia, credo. Open worlds? Sium. Supercorsa del Super Sium. Sium. In realtà devo andare a casa di questa signora. Io avessi una mappa, non ho niente. Posso attraversare, posso andare dove cazzo mi pare. Più o meno. This is not the right way. Allora vaffanculo. Di qua non posso andare. Devo andare di qua, ma proprio nel posto più di merda devo andare. Cosa cazzo vuoi che capiti? Se già le premesse sono queste. Questa radice sembra un culetto. Guardate, la gamba e il culetto. Andiamo. Sarà di questa la right way, allora, no? Oh, eccola qua. La casa giusta perché si vede l'interno. Ah, c'è la stessa cassetta come l'altro gioco. Magari sono occupati. Vabbè, andrò dentro. Ma è tutto cacaio qui, è tutto un merdo puzzo. È tutto un cagaburri. Signora. Signora, tutto bene? Cos'è questo smello? Sarà. La signora che ha cagato, non so. No, mi tolgo le scarpe che me le rubano. Il cesso sembra a posto. C'è una carta! Sì! Un nuovo! Si magna. Signora. Che palle, si è aperta la porta. Signora, non vedo un cazzo, signora. Signora, non vedo un ciuccio. Signora, dove si è nascosta la signora, porca di una puttana. Cosa merda ho preso? Cosa cazzo ho preso? Cosa tocco? Prendo. Un fazzoletto piegato, va bene.
c'è un asse che la blocca. Vabbè, non c'è nessuno dentro, chi se ne frega. Porca miseria, queste vecchie. Magari ho sbagliato casa, sto derubando una casa io. Un orologio in una stanza brutta. Ah, ma ce l'ho in mano, ce l'ho. Bellissimo che ce l'ho in mano. Sì, un bambino piccolo. Vabbè, andiamo in cucina. In cucina, c'è una bottiglia rotta. Un macina peppo, un macina caffè, era un cuoci fisting. Che cazzo di orologi devo tenere? Tutti così, uguali. Fuori tira un po' di vento, ho iniziato a tirare un po' di vento. Se ne passano le macchine fuori, naturalmente il gioco, Non posso cliccare un seme. Nemmeno una carta, almeno una carta, dammela, dai, dammi una carta. Oh, una carta, dammi una carta. No. Si può aprire una sega, non si può aprire. Allora, c'è la parte di qua. Quella buia buia, proprio brutta, Che stronzo. Ma signora anziana! Ma quando è che è arrivata qui? Vecchia! Ma è un signore? Ah, è un signore? Ah, Suichi-san! No, sta pisciando! Non mi spaventi così! Perché non dice niente? Oh, cosa è successo ai suoi familiari? Sono tutti usciti? Sì, ma sta pisciando, signora, sta pisciando. Come facevate a sapere che era un signore? L'avevano già detto? Ehi, stai bene? Non sta bene, sta pisciando, ma io per fortuna... Dopo tutti questi anni che faccio questo lavoro... Non sono mai abituato a questa cosa. Mi serve qualcosa per asciugare. C'ho il fazzolettino. Me lo tengo? Lo sono messo in tavola, l'ho mangiato? Suichi-san? 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 Che c'è? Va bene, cioè vado a posto? Che paura. Cosa c'è di qua? Ah, la carta di un anziano. Questa porta qua non si apre. Vabbè, Suichi-san? Dopo che ha fatto un lago, cosa facciamo? Non ce l'ho più il... Ma guarda che ci sono anche io, c'ha il riflesso sullo specchio questo gioco. Ragazzi, ma è fenomenale. C'è una plank. Ah, per forza si è pisciato lì. C'era un asse che non lo faceva andare in bagno, poverino. Sarà incazzato, sarà. Boh, mi levo dalle palle. Non si capisce mai un cazzo cosa fare in questi giochi de merda. Vado dietro dove stavo guardando il maledetto anziano.
Dov'è la finestra del vecchio? Pippetta! Ma lo sapevo che ero lì. Perché mi hai fatto cagare addosso? Scusami. Lo so che è qui. Embe? Suicisan? 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 Niente. Sono cagato, mi sono paralizzato tutto. Vado io, eh? C'è niente, vecchio. C'è un camioncino, c'è. Chi è? Ostia, perché non vedo, c'ho le cose. Grazie, l'angoliere! Domandina veloce. D'estate siete spenti? Sì. Era abbastanza veloce. Posso andare dietro? Non serve un cazzo questo furgoncino di fango. Qui c'è un sasso. Vorrei andare dal signor Suicisan. Suicisan? Ma poi, la prima volta che siamo entrati qui, semplicemente ce lo siamo persi? No, perché io sono andato a aprire questo coso, non c'era lui la prima volta che siamo entrati in sta stanza. Io del cigolio, Me ne torno a fanculo, me ne torno. Ha rotto il cazzo su. Non posso andarmene ora. Perché no? Che devo fare? Non c'ho più niente da fare, non c'ho. Posso prendergli la seggiola a rotelle? Che sono sti rumori di merda? Suicisan? E il modo per sbloccare il bagno? Non saprei. Anche perché... Forse da fuori? Non posso tornare alla casa di riposo. Ma quello è Suicisan. La finestra del cesso di pelle è questa, però non mi fa... Non mi fa fare una sega. Un piccolissimo indizio, va bene, sì. Ah, si è aperta la porta. Ok, era questo l'indizio, immagino. No, si sentono i passi di cazzo, ragazzi. C'era un asse fuori? Non credo sia c'entri col bagno. Una piccola torcia di merda. La vogliamo prendere visto che queste luci non illuminano un sangue? C'è la luce qui. Certo, questa casa l'avete tenuta proprio da bastardi puttanoni. Get rid of trash. Ma accetto
c'è il piano di sopra, ragazzi. Volevo dire, accetto indizi, in caso. Quando mi vedete incriccato. Ciao! Ci esce una birretta fresca. Ma che paura, che volume aveva? Se c'è una birretta fresca con 5 euro, sì, dai. Ce la esce la birretta fresca. Oh, dobbiamo andare su, senza luce, senza niente. Togliamo tutto il trash. Grazie di bitti, comunque... Frafappofof. Grazie. Te l'ha regalata prima, Titti, la sub. Questo smello, ancora. Sta diventando più forte. Ho visto una bestia, ho visto. Designer Komasan, che schifo. Allora, aspetta. Step by step, come disse un vecchio saggio. Oh no. No, Zesti, ormai devi. Sono le 2:15, ragazzi, ma è tardissimo, eh. Doppio mostro? Non era il calabrone gigante di Fermignano, era un moscerino. Com'è? Ah, stavolta sono Naomi! Così stavolta sono Naomai, il giorno dopo. Questo non è nemmeno cortissimo come gioco, Malediction. Siamo uguali però. Ciao. No, non sono pronta. Oh no, allora ridimmi cosa devo fare. No. Ah, la borsa già avrò da prendere anche io. Ecco qua. Koga Souchi, 83 anni, male, 56 kg. Low blood sugar, non me ne frega niente, tanto vado lì e muoio. Ah, prescritti o piace se necessario. Ottimo, ottimo. Ora, ma questi giochi io ricordo la trama, che cazzate che dite, sempre. Però vedi, adesso c'è l'apocalisse. L'altro durava un botto perché vaffanculo. Da 40 minuti solo di registrazione durava l'altro. Sono sicuro non fosse utile tutta questa corsa a piedi per arrivare a questa fantomatica casa di pazzi. No, no, cosa seriamente se non ce la fai più vai a nanna? Zeus obbligata a stare qui contro la sua volontà. Frega niente, eh? Altrimenti permaban. Non si discute. Facile abbandonarmi così, chi sono io? Quindi ci si caga? No. Suichi-san, Anyan Home? Sembra aperto. Ma facciamo prima il giro delle finestre, per cagarci addosso come prima. Addirittura... Vector, tu da quando è che sei sveglio? Devo trovare qualcosa per buttare giù la plank.
È pronto il tè? Sì. Mi serve qualcosa per da mettere lì sotto per arrivare sopra, per aprire OGS. Però il signor Kagawa non c'è più qua, eh? Sarà morto? Lo faccio intermittenza, fai bene, Vector. Ecco, con questo suono non puoi di certo dormire comunque. Con questo certo di suono. Andiamo a stoppare questa diarrea immediatamente, per favore. Boh, posto? Non ho capito, ah, non c'è. È tutto arrugginito, una box arrugginita. Sex? Ho visto del movement. Che paura. No, è un po' diversa forse, eh. Oh, molto bene, a cacchio. Una flashlight. Oh, my socks. Ora sì che diventa un gioco di sandali. No, ci va la scala qui. Aspetta, eh. No, ma non puoi fare la luce se la tieni così mentre corri, eh. Te lo dico. C'è niente di nuovo qui? No, dobbiamo esplorare perché metti che c'è qualcosa che è di new. Allora, il signor Ciuccelli e Ciuccella non c'è. Spacca la torcia, devo spaccare, Mary. Sono mica pazzo, è l'unica mia fonte di salvitura. Guarda, guarda la bestia di Satana, moscerino microscopico, ma che mi distrae ogni volta che lo guardo. Dov'è? Dov'è Koichi? Dove sei? Koichi-san? Vado a vedere sopra, vado a vedere. L'ultima volta lì l'ho presa nel cuneo. Non posso più spegnere la torcia, tra l'altro, è accesa per sempre. Caduto orologio. No. No, ragazzi, se mi avvicino mi gago addosso, eh. Take a peek, yes. Zesti, l'unica possibilità che hai è dormire qui. C'era un fisting. Non ho trovato un banchettino per salire in piedi per mettere la toglia. Ancora. Non so, no, non c'è niente, non c'è. Allora, potrei prendere una qualsiasi di queste cose, portarla fuori,
togliere il plank dal dance. Essere a posto per il resto della mia vita, invece no. Una scalettina, qualcosa. E il vecchio signor Fisting non c'è, dobbiamo trovarlo. Adesso che bella torcia, proprio per senso tornare fuori. Dice quella cassetta di sandali. Qui c'è da mettere la scala. Ma vaffanculo, signor merda. Lei puzza di schifo. Ecco dove cazzo era. Si è messo sopra il telo per cagarci? Ma hai i piedi insanguinati? No, è la... la grafica. Suici! Ah, salve! Sono Naomi. Che paura, le porte credo si chiudano da sole semplicemente per... in automatico dal gioco. Le prendo cura io di lei ora. No, no, non è vero, scherzo. La TV del merda, dov'era? Era al piano di sopra. Era qua in fondo. Eh sì. Che volume. Cosa accade? No, eh? Chi è che ha tirato la pummarola? Cosa c'è lì fuori? Cos'è? No, si è schiantato un corvo con una graffetta in bocca. No, che mimmo, non era... la mia torcia. Dobbiamo assolutamente andare fuori a vedere. Perché questo rumore di ansia serpeggia? Paperclip. E che cazzo ci dovrei fare, scusami? Ah, la cassettina. Vai, andiamo, scassiniamo. Che cazzo vuol dire che un corvo aveva la... Pick the lock. Lock the pick. Cosa cazzo vuol dire che aveva una graffetta al corvo? Scusami, eh. La chiave di shed. Shed? Che cazzo è shed? Il capanno... tipo il capanno degli attrezzi? Lo shed? C'è un capanno degli attrezzi? E perché dovrei andarci? Mi scusi, signora. Mi servirebbe da... Ah, questa plank dicevate prima. Purtroppo. Ah, lì c'è la finestra. Questo qua, c'è la luce lì, ma... Ah, eccolo. La E. Allora... Oh, un bel tool, la zappa, che ci serve per sfondare la finestra, tra l'altro, no? Corvi sono come le gazze, se Shine gli interessa, può essere, effettivamente.
mi serve qualcosa dove steppare on. Ma questi sono casse da morto? No. Letteralmente ogni cosa che vedo posso stepparci on. Come... cosa cazzo trovo? Va bene, pre. Un saluto from the past, allora. Ma... mi sembra il caso. Ah, posso prendere la scala con il... con la zappa. Come pre non posso chiamarti, scusami. Vuoi che ti chiamo lepre? Ovviamente, scusami. Madonna però, eh. Quindi la scala... ostia, come pesa adesso la scala, vado tutto lento. Letteralmente ho una scala in mano, ma va bene, la scala va solo dove c'è lo stampo della scala dentro casa. Il testi sta resistendo ancora, incredibile. Eccoci, eh. Climbiamo. Ah, qui dove c'è il gemello cattivo di Bart Simpson, mi pare. Cioè, tutta sta merda... cioè, io sono... ho preso una scala per salire nella soffitta dove sono andato a prendere lo sgabello. Non ha una... che cazzo di... cioè, avevo letteralmente una scala in mano. Adesso mi arriverà il poppone qua. Sicuro, prima che esco di casa, mi arriva uno con un'ascia e un ognomo in mano. Bart Simpson mi ha fatto ridere. Solo per aprire il cesso, eh? Che sennò il vecchio non può più cagare. Voilà. E questa è sistemata. Oh my Sochmel. Vabbè, tanto ho fatto due giochi pre-le. Abbiamo fatto anche un gioco prima che ne vale assolutamente la pena, ti assicuro che è bellissimo e va recuperato. Ma non ho fottuto il vecchio. Ma non ho fottuto l'anziano. Suichi? Che schifo di acqua del me... ma perché ho lasciato la zappa? Vabbè, che ho visto uno spettro, ci sta. Vabbè, non serviva letteralmente un cazzo. Devo sistemargli la porta, ma la badante fa anche di questo. Dovrò tornare al piano di sopra adesso.
Vecchio. Anziano. Ragazzi, faccio la cacca, eh. Faccio la pius. Ah, posso anche zoomare. E stronzi. Questa sub era tattica, io lo so. Grazie a lei per la resub. In un momento per nulla pauroso. Sì, un fotografo kawaii. Avete idee? Come se tiri un po' di più si apre comunque quella, eh. Porca miseria. Porca miseria. Ma che fa? Ma poi puzza, c'è un alone di puzza, di immondizia addosso. Lo stavo cercando, Imel vecchio. L'han portato via. Guarda che puzza che fa. C'ha l'amuleto di Hollow Knight, quello che ti fa puzzare. Suici. Andiamo dentro. Si sta fappando? O qualcuno che... Che cazzo di rumore è questo? Ma viene da sopra? Dalla porta? Ma scusa, è il modo di bussare questo? Signora, c'è un pacco per lei. Cioè, a quest'ora di notte si mette a bussare come uno stronzo. E ho ricevuto un pacco proprio ora. Te lo lascio nel tavolo della cucina, eh. Quando torno non c'è più 100%. Sono un badante, sì. Una badante. Una è morta, sguarrata dalle persone che vivono nella soffitta di questa casa. Cavolo, ogni volta penso di perderlo. Portiamolo a letto, va. No, vuole... C'era uno lì, l'ho visto. Ho visto i piedini. Oh no, è morto anche lei? E adesso chi sono? Chi è? Lei è quella della reception. Ah no, sono sempre Naomi, quindi. C'è qualcosa di strano nella sua famiglia. Nessuno della sua famiglia era a casa. Spero che Sachi-san sappia qualcosa. O forse lei, Naomi, sta parlando con me che sono Rauda Gizgist.
Chi cazzo devo andare a visitare? Ma qui dentro? È la faccia da una persona. Ho ancora la torcia, quindi sono ancora Naomi. Anzi, chi devo andare a visitare? Ho capito bene, era la collega allora, ma quella che ha preso le legne nella prima notte, quindi. E dove cazzo la trovo? Casa sua? Casa sua dov'è? Bah. I'm not ready yet. Sì! No, ho sbagliato tutto. Da quello che ho sentito, lei vive vicino. Sì, ma dammi un indizio di più, per l'amor del Peppe. Now? She lives nearby. Nel palazzo più alto di quest'area. Sarà quello, sarà quindi. Ah, questo? Ah. Sì, io sono passato. No, le carte sono solo dei collezionabili del cazzo. Questo è ancora più alto di quello, questo è ancora più alto, eh. Chi è questo drogato? Cosa fa? Non ti lascerò passare. Ti conosco? No. You have the same uniform as the girl who lives in there. Sì, devo andare da lei, signor uomo. Non mi rompa i coglioni, perché sono pazzi qui? Questo vuol dire che non ti lascerò passare. Perché? Non vivo più qui. Non importa. Devi vincere a sasso, carta e forbice. Quindi ti lascerò passare. Ma ce l'abbiamo un coltello da piantargli dritto nel costato? Shut up and listen. O non ti lascerò passare. Va bene. Che fa? Oh. Rock, paper, scissor. Shoot. Paper, scissor. Orca bestia, ha vinto. Two heads. Ma questo è un bastardo. Oh, stronzo. Non lo posso far vincere, ragazzi. Rock, paper, oh, maledizione. Ma non vale a voce, scusa. Facile farlo a voce. Proviamo di nuovo. Rifaccio rock. Ma affanculo. Da dietro, orca miseria. Scissor, ah, I lost. Quindi è diventato duro un paletto di cazzi. Very tough. Ah, pensi davvero che ti farò passare dopo aver vinto sasso carta forbice? Pensaci ancora. Sfigato. Oh. Tutto quello che mi serve è una cosa. Io so che tu... vuole la droga lui. I know you do. Avere cosa? Bring me the drugs. Lo sapevo che eri un drogato. Un drogato maledetto. Devo andare... Cerco uno spacciatore, cerco. Torno alla casa di riposo.
Zesti, hanno detto che è lunghissimo, dura 4 ore questo gioco. No, non lo so quanto dura questo gioco, Rigaz. Perché inizio ad avere l'occhio stanco, eh. 118, no. No, no, andiamo a rubare la droga dentro la casa di riposo, rischiando il posto di lavoro e facendo un crimine bestiale. La casa di riposo è la morfina, dove? Mi dai la droga? No. Dove Dick la prendo? C'era scritto sugli appunti del vecchio. No, c'era scritto di dargli degli oppiacei. Ah, eccoli. La Morfinis. Andiamo. Veramente, chiamare la polizia era un attimo comunque. Ti allontanavi dicendogli sì sì, adesso te la vado a prenderti. Allora chiami la polizia. Fatto. Polizia mai contemplata. Sono tutti universi paralleli dove la polizia non esiste qua. La Morfinis. La morfina in Giappone non è sotto chiave? Certo, ma avevo la chiave. Toh! Kist! Kist, la droga, Kist! Va bene, interiamo. Che bene, non fidarmi di me, dico sempre un sacco di cazzate. Allora, una carta! Yuhu! Non posso andare qui right now. Qual è casa di... questa? Enter. Faccio il tè così. Senza chiedere niente a nessuno. Ah, eccoti. Sachi-san, sei ok? Sì, sono ok. Mi sento fredda. E vuoi che ti faccia un po' di tè? Sì, sarebbe carino. Ma tranqui. Già tutto pronto, va che roba. Slurpino. E il tè. Voilà. No. Un po' di tè oolong. Adesso stai bene? Fammelo bere prima, però. Così freddo. Non ti preoccupare. Penso che tu abbia preso freddo. Certo. Sono venuto qui per chiederti qualcosa. Ho letto le tue note e... cos'è successo a Suichi? E cos'è successo alla sua famiglia? Perché? Perché cosa? Perché... no, cioè, dico, perché sono l'addetta a prendermi cura di lui. Vai fuori. No. Fuori, oh, esci, fuori, maledetta, fuori. Ma non voglio essere involvata anymore. Me ne vado. E accendo i fornelli, ti... è suicida? Andiamo via piangendo.
Oh my shots! Era troppo caldo il tè? Si è scottata la lingua a morte? È arrivata la polizia? Io urlo se è arrivata la polizia, eh? La scena era bella, però comunque mi è piaciuta. Ho fatto uno splatterino, ho fatto proprio quando è caduta. Mi è piaciuta. Oh, giorno 63 questo, non riparo ormai, eh. Dove cazzo sono tutti? Devo andare da Suichi. I feel like I should... sento come se mi debbo sbrigare. Maledizione, l'ombrella. Corri che sta piovendo del vapore acqueo bollente. Andiamo. Basta metterla, mettevi qui la casa senza fare tutto il cacatur da sopra. Vabbè che era una casetta molto, no? Non da city, però. Brava Zesti, tieni duro, eh. Tieni duro che lo sento, questo è il giorno finale, piove. Piove, quindi siamo lì lì per la fine. Si è iniziato a piovere più forte? No. Suichi! Che miseria quest'acqua che piove. Suichi! Dove smerda cazzo sei, Suichi? Porca puttana, ogni volta che bisogna cercare sto vecchio... Il cesso, non c'è nessuno. Che paura la pioggia, ragazzi, mi cago addosso. Il pacco è aperto. Cosa c'è dentro? C'è la droga, eh. Una manovella. Per la macchina lì dietro. Però era una macchina, c'era una manovella... Car Jack Crank, ma non mi sembra una cosa troppo utile comunque. Andiamo a vedere. Non piove troppo forte, ragazzi, qui arriva il cagone, eh. Arriva il caracallo qui, ragazzi, eh. Che paura, hanno frenato fuori forte, mi sono cagato addosso, eh. Non volevo di certo salire così. Cosa fa? Non mi clicca niente qui, c'è un rumore forte della pioggia. Non posso entrare, non posso. C'è niente qui per me? La zappa l'hanno tolta almeno dal coso. Ah, ma dovrò... Aspetta, non l'avevo equipaggiata, maledetto me. E beh, però non mi dà il prompt comunque. Torniamo dentro casa. Anche equipando l'oggetto non mi ha fatto niente. Allora.
torniamo all'esplorazione qua. Sarà a guardare la TV questa volta. Rip the mattress. Ah, la chiave del van. Ok. Non ho capito. Ma col topo l'ho squarciato il materasso? Rip nel senso di effettivamente uccidere il materasso. Yes. Che paura minchiona. Ah, carjack. Ma presumo, ok, non mi serve per effettivamente il camioncino. Mi servirà per aprire la porta di sopra. Allora, siete pronti al cagone? Tanto le altre porte. Vai, mettici il crickets. L'ho già messo? Dove l'ho messo? L'ho messo. Va bene. Lo apro. Oh no, non ho guardato stavolta. No, devo entrare con il corpo? Non posso entrare con il corpo. Il piede di Pork. Good fortune comes beneath the floor. La buona fortuna arriva beneath, sotto il pavimento. E... quale sotto pavimento però? Dipende il quale pavimentazione. Ho visto qualcosa? Qui ci sono le sorche. Sarà un pavimento in particolare. Pavimento particolare, dove cazzo lo trovo mo? Cioè deve essere comunque segnato di verde. Sapete darmi un amario? Dove trovare il capezzale? Eccolo, aspetta. E
E andiamo giù, sì, perché no? Oh my chots. No, ma non si vede un bobbio. Con le torce che fanno luce a 2 centimetri da me. Come una donna calda. Là c'è del fiumo ritualesco. Di qua è tutto chiuso. Di qua pure. Ma è un fantasma? Ma scusa, questo qui è sotto casa, non... A 2 centimetri. Vicinissime. Piedini? C'ha delle più. Cos'è questa roba? Fammi vedere, veloce. Che la gente c'ha sonno, anch'io c'ho sonno. Non capisco. Ah, è un tengu. Che è il naso del tengu? Lo voglio prendere e sbatterlo per terra. Sì, sì, è così il gioco, capriola. È stile VHS. Vabbè, io mi avvicino, che mai può accadermi? The time of the deeds have been engraved to the elderly clocks. Ma deeds non è tipo deficiente, una roba del genere, pirla. Il tempo dei pirla è il engraved, è inciso. Cioè non è i dementi? Perché io mi ricordo l'alba dei morti dementi, the Shaun of the Deeds. Ah, sono i patti o gli accordi. Nessuno cazzo di parte, ma perché merda avete fatto? Mamma mia, non vai via, Sussi. No, il vecchio pisello. Ma perché c'è il vecchio pisello? Scusami. Hey, Shaun of the Dead. No, era Mr. Deed. L'altro che dicevo io. Ma lì era uno di tre, devo tornare giù sicuro. Ma prendi qualcosa, c'ho il piede di porco, dove l'ho messo? Ma riprendilo, andiamo giù, riprendiamolo, andiamo giù, gli spacco la faccia. Leggi e memorizza bene, mi raccomando. No. Non voglio memorizzare bene. Adesso sto scemo è ancora qui presente. Eccolo. No, vai via, vai. Lasciami stare. Se io lo ignoro... non mi fa niente, vero? Cioè, mi si avvicina, fa il simpatico. Ah, no, ma erano tre cose così. Aspetta. Aspetta, che non ho finito di leggere. Allora, la madre è stata stabbata mentre preparava il pranzo. No, il pranzo. Dinner, cos'è? And the clock struck. L'orologio segnava le 3:30. Stabbata, sì, è giusto, no? Italianizzare, è stata coltellata, pugnalata. La cena. E lancio il pranzo, mi confondo sempre. La ragazza è stata strangolata when she was coming back from school, quando stava tornando a scuola, e l'orologio segnava le 8:10. Il ragazzo è stato spinto giù dalle scale e l'orologio segnava le 5:40.
il padre è stato spinto giù dalla finestra e l'orologio segnava le 11:50. Gli dei aiuteranno quando i time pieces, cioè il tempo si allineerà. Time pieces intenderà le lancette. Ma come, dove, in che orologio, scusatemi, To the elderly clocks. Cioè ci sono gli orologi quelli sopra, ma 3:30, 8:10, 5:10, 11:50 ed era la madre, la ragazza, il ragazzo e il padre. 5:40, ok. Sono quegli orologi sopra, devo capire in base alla stanza quale orologio. Ma stai vecchio, smettila che non ci prendi, cosa coltelli? Sto scemo. No, non ci posso andare qua, aspetta. E via, vai con quel coltello, che non mi fai più paura. Smettila, scemo. Bene. Allora, prima localizzare gli orologi. Uno. Spinto qui, cosa può essere? Allora, cos'erano? Erano 3:30 la madre che è stata stabbata mentre cucinava, quindi ce ne sarà uno nella cucina. Qui può essere il padre spinto fuori dalla finestra. Quindi l'ultimo 11:50. Ma no, pure qua sei, ma anziano signore, dai. Non si possono chiudere le porte, ma maledetto che sei tu, guarda, eh. Dicevamo. La madre, questo è sicuramente le tre. Le 3:30. Poi 8:10 la figlia strangolata. Dove? Il figlio spinto per le scale, quindi è di sopra. Mentre tornava da scuola, quindi che cazzo vuol dire? Dov'era? Non c'è un orologio fuori, c'è un orologio all'ingresso? È stata strangolata appena tornata da scuola. Notte morbidonz. Cosa... Cioè, ce li abbiamo tutti gli orologi? Non so, mi manca quello della sorella, dov'è? Non c'è un orologio all'ingresso. Porca di una puttana. Vecchio merdone anziano. Faccio il dribbling, eh? Qui non c'è nessuno orologiolo. Qua non c'è nessuno orologiolo. Non passo. Allora, questo... No.
Ma no. Ma come faccio? No, ma che cazzata di merda. Ma scusami. Questo era il padre. No, ho sbagliato. Era le 11. Ho capito, ma 11:50. Questo è il padre perché è stato buttato fuori dalla finestra. Ma che lui non ci prende e che siccome mi insegue... Non posso farci molto. Questo cos'è? 8:10. Che porca di una puttana. Forse non è la figlia. Adesso corro di là. E che ci manca un orologio comunque, ne abbiamo solo 3. 5:40 al figlio. Ok, dai, vieni qua. Adesso corro di là così almeno c'ho un po' di tempo. Figlio, quindi 5:40. Non è il figlio questo, la figlia 8:10. No. No, però il figlio per forza, scusa, 5:40, 5 e 40, ma non mi dà che è giusto, non mi dà. C'è un orologio nel corridoio. No. Sì, una carta. Posta ancora il 5, forse deve stare a metà, minchia, dici che è così preciso? Ho sbagliato. Forse giù dalle scale ce n'è uno. Ma questo qui quindi le 8:10, ma l'ho già provato. 8:10, non va bene lo stesso. Il vecchio l'abbiamo fatto perdere per sempre. Ma porca di una puttana. Non si apre. Ma porca di una puttana. È passato attraverso le piece. Proviamo 11:50, ma non capisco il perché. È stato buttato fuori dalla finestra. Non ci sono finestre lì. Questo quindi è il figlio. Quindi questo ci manca 11:50 da provare qui. E l'ultimo mo? La figlia 8:10 è stata strangolata quando torna a casa. Dove cazzo è? Quando torna a casa dove va una bambina di merda? Aie, non mi accoltellare, anziano, su.
E all'ingresso non ho trovato orologi qua. Questo 8 e 10. No, troppo. Aia. No, vecchio, vai via. Fammi mettere l'ora esatta, per favore. Questo bastardo di un anziano. No. Portiamolo di qua, portiamolo. Mi ha preso 68 coltellate intanto. Dai, anziano. Eccolo. C'è Manuela del Drago. Ma sbaglio sempre la quella sbagliata. Ah sì, mi è arrivato il raidino, non l'ho visto, scusami. Grazie. Si è aperta la cosa nel salotto, ma c'è ancora il vecchio bastardo che mi accoltella? Devo aspettare il vecchio. Cosa cazzo è? Daga religiosa. Devo andare di sopra? Il vecchio è scomparso? Immagino, Manuela. Tardissimo. Andare di sopra nella scaffalatura. Ah no, dovrò andare di sotto dal Tengu. Mi sono sbagliato. Adesso suggerirò dal dottor Peacock, un sopraffino degustatore di live, oserei dire. Ah, ma è Suuci il vecchio? Non l'ho riconosciuto con questo naso lungo. No, basta. Ah, tiriamo giù Suicici. Dov'è? Suicici, tutto a posto? Grazie, giovane. La maledizione non mi permetteva di parlare. Intanto la collega però si è suicidata, eh. No, you did more than. Hai fatto più di quello che avrei sognato. Mi ha dato una chance. Ora ascolta. Il corvo è su di me. Sta usando mia moglie per completarsi. Tua moglie? Pensavo fosse morta. Il corvo può interagire coi morti. Ha coerciso la sua anima e back to the fuori da questo mondo. Sta usando la porca moglie. La condizione della sua summon, della sua evocazione per i morti, per fare un rituale sulla persona che hai amato di più. Ora, eh? Devi salvare lo spirito di mia moglie. Ma come? La sua scatola, la sua cassetta di ossa è nell'altare. Ah, l'altare è quello di sopra con la stringa rossa, con la corda rossa sigillato.
Portalo fuori da casa e il demone se ne andrà. Una buon'anima, credo in te. Che cazzo mi ha dato? Delle forbici. Wow! Che oggetto stratosferico. No, Zesti, non sverrai. Non puoi. Altrimenti per me va, eh? Sempre. Sempre in vigore. È la moglie questa, quindi. Sta parlando al telefono, c'ha la cornetta che la tiene così? Vabbè, signora, quindi era una era la signora, non era, l'abbiamo chiamata vecchio per tutto il tempo. Non si preoccupi, sistemeremo tutto, figurati se può succedere dell'altro. No, 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 no. Figurati. Voilà. Oh! Corri, Sochmel! Sum 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 che batte questi legnetti? Ah, my socks! The light is on my eyes! Very forte. Hai detto Yezar. Era lui, era. Solo io vedo tutto, non più niente. Ho corso più veloce che potevo. Quando mi è finito il fiato, ho visto un piccolo Vornaut building e un piccolo tempio. Just looking at it made me feel is horny. Ho guardato dietro, De Katsu Tengu era andato. L'ho perduto? Puntini, puntini. Ho deciso di entrare nel tempio. Ho visto un monaco con il profumo di Chanel. Ero esitante per disturbarlo, ma sentiva la mia presenza. Si è girato piano piano e poi dopo il Spoke ha parlato che mi parlassi. Ah, dammelo il box. Box without second thought. Ma le mie mani tremavano dall'adrenalina, ero incazzato come una biscia. Se un attimo in più spaccavano tutto, è andata bene, ma ero sollevata. Suichi aveva ragione, un sacco di altre cose. Poi ho pregato per Aori, le cose. Aori era l'altra? Era quella che non è morta qui. Non so, vabbè. Ah no, forse era la moglie Aori. Ah, cazzo tengo, go. È andato per davvero? Ma comunque, sono passati dei giorni. Ho deciso di prendermi cura di Suichi. Era una felice giornata soleggiata.
Siamo andati a vedere la tomba di Aori. Ora è un suo momento di pace. Fine. Aori era la porca moglie, sì. Basta, ho finito i titoli, smettila. Amici, sono le 3:27, porca di una troia porca, eh? Porca di una puttana porca. E non ne valsa la pena, se mi posso permettere. Attenzione, attenzione. Vado dietro, non so cosa c'è, c'è l'albero madre. Ma che devi fare domani, Zesti? È sabato? Che devi fare? No, il cuervo è ancora a presenzio. Che vergogna. Era già andato nel momento che tu sei entrato dentro casa. Che vergogna. Ah, vabbè. Non è servito un cazzo, quindi. Io lavoro domattina, anzi stamattina. Sì, vabbè. Ma per finta, Ime. Tranquillamente puoi dormire. Comunque. Basta. Basta. Esc. Enter, esc. Alt F quarzo. Erano due giochi un pochino offshoot, ma te la senti di dire che non ne valsa la pena? Ne valse come la pena? Dai. Basta, andiamo a letto, ragazzi, eh? Basta, è finita la commedia. Prossima volta Red Dead, si discute, fanculo. Tutto, era meglio fare Red Dead anche stasera, basta. Amici, veramente grazie millissime di essere passati a tutti. Basta. Andiamo a dormire tutti, insieme, una mucchiata di sonno. Ci vediamo domenica sera, belli. Ciao a tutti.